E per quanto riguarda le selezioni, amici di Fibis TV, siamo ormai ai giochi che contano. Siamo al sabato, vi stiamo trasmettendo dall'Eco Resort le sirene di Gallipoli, ultimo giorno quindi di selezione. Oggi si sapranno chi saranno, entro la tarda mattinata, chi saranno i 16 che andranno a far compagnia ai 48 nazionali per comporre il tabellone della prima Fibis Open. Con me, il mio socio Nicola Biondi, buongiorno Nicola. Buongiorno Gianluca e buongiorno a tutti i nostri appassionati. La partita che vi andiamo a proporre è quella tra Renzo Mascia, lo vedete inquadrato sulla sinistra, è del 1987, è tesserato al CSB Escalation di Binago in provincia di Como, origine sarde. Di Cagliari, mentre sulla destra abbiamo inquadrato Luigi Sicignano, tesserato al CSB Mascolo, chiaramente Gerardo, detto il maestro di Angri, del 1976, passato professionista nella stagione 2010-2011 dopo una bellissima prova in quel di Acropoli dove arrivò alla finalissima della BTP. Arrivò alla finale, perse con Belluta dopo aver vinto 13 partite partendo dalle qualificazioni, poi è retrocesso nella categoria dei nazionali e lo scorso anno, una stagione un po' sfortunata per lui, sono tutti e due giocatori che l'anno Ex scorso nazionali. appartenevano alla categoria Tra dei l'altro nazionali. una nota anche per Renzo Mascia. Renzo ha sfiorato il sogno qualche tempo fa in quel di Saint Vincent, dove conduceva nella finale del campionato italiano Master con Caria per 2-0 e poi perse 3-2, però io devo fare sempre i complimenti. Intanto possiamo dare il via ai giocatori. All'ordine dell'arbitro, il signor Sandro Stamerra. Però io mi sento, ti concludo, di fare sempre i complimenti a Renzo, perché comunque ha origine in una regione dove la tradizione biliardistica non è, diciamo così, eccelsa, ed è riuscito ad arrivare a un livello di gioco veramente importante, facendo anche tanti sacrifici. E quindi una nota di merito per questo ragazzo che poi, tra l'altro, è veramente tanto bravo. È, e ci tengo a precisarlo, anche un ottimo istruttore federale. E me ne hanno parlato davvero bene. Tra l'altro la regione Sardegna però si sta molto impegnando con i dirigenti nella diffusione del biliardo e quindi facciamo un in bocca al lupo a tutta la regione per cercare di far sviluppare ancora di più questo grande sport del biliardo sportivo. In accosto sulle quattro sponde Renzo Mascia. E non è una buona presa di palla perché lascia un tiro di fisso. Quindi si è conquistato subito questa possibilità tirando un achito che all'italiana non si vede quasi mai tirare l'achito del buca buca. Sì, è un tiro che vedo giocare spesso nelle partite d'allenamento, il buca buca a Crocifisso Maggio, che spesso lo gioca anche all'italiano. È un achito che, se si fa perfetto, si può davvero mettere immediatamente in difficoltà l'avversario. In difetto di perfezione, si può subito pagare qualcosa di facile. Parte leggermente timida questa parabola a Renzo Mascia e si espone a un'altra conclusione frontale. Per Sicignano, colpitore cristallino, Guarda che qualità esecutiva su questo e giro, si presenta mamma così, mia! con questo giro di mezzo colpo a tutto biliardo, forza perfetta alla forza della corta, a creare con il pallino ostacolo sulla traiettoria naturale di risposta, che sarebbe stata la garuffa. Costringerà quindi Mascia a un'esecuzione o al volo o di 2 a mo' di 3, comunque solo ed esclusivamente in chiave difensiva. Tre esecuzioni perfette da parte di Sicignano a partire dall'achito, certo la seconda era quella più semplice perché aveva un fisso a spingere, però Però questa ha probabilmente sai che ha strada tirato. dalla parte esterna rispetto al pallino, andargli addosso Qui sì, per non c'è stato un buon contatto, sì, vero? un buon contatto, Sì. si era drizzata tanto Adesso c'è un'altra conclusione frontale, questa volta uno sfaccio, quasi senza effetto, Sì, a a portarla trasportare subito naturale. sui birilli, stare sul 3-2-5, tutto giusto. Parte della ragione del tiro era questa, l'impatto sul pallino
non è stato di quegli ideali, però comunque, come diciamo sempre noi, muove la classifica, si porta 17 a 0, quindi con già un buon vantaggio. E qui Renzo può ritornargli addosso. Sfaccio delicato, leggero effetto di trasporto a riportare in seconda di rientro la palla sui birilli a incrociare con la battente. Secondo me, anche questa è un'esecuzione praticamente perfetta. Che bravo Solo Renzo. leggermente deficitaria nel colpo, vediamo nel replay che va ad intercettare uno spicchio di sponda corta invece di Sì, intercettare però la è lunga. una sponda corta che non fa assolutamente disastri. Siciniano, giro di Mamma mezzo colpo a mia, tutto un altro biliardo. giro. Fantastico, Mi sa, caro Luigi. Nicola, che anche oggi inauguriamo una bella bacheca. Davvero, guarda Guarda che che qualità di colpo a tutto biliardo. dalla rotazione della biglia bianca sulla sinistra, fantastico. E assolutamente fantastica anche la forza che ha distribuito alla palla. Mascia alla battente. A circa una palla e mezza da sponda che non rende agevole nessun tipo di esecuzione. Qui ci potrebbe essere la tentazione di Tirare 3 di andarci di calcio, 2, anche ma di 3 anche di di calcio. 2 stando sul pallino da 4. Anche, che è un tiro che a te piace molto. Perché quel pallino Secondo me offre tira pelo a protezione, girare. però chiaramente è anche giusto scappare via, Sì. La presa forse leggermente Scarsa. scarsa e forse lascia qualcosa. Però Però guarda, ti dirò che all'italiana, esatto, mette la biglia di Sicignano quasi dentro la buca. all'italiana preferisco stare sullo scarso. Con il gioco dei 9 birilli scelgo il più grosso a riportare sotto i birilli l'avversario. Questa mi piace molto però all'italiana. Giro scorrente a parificare con effetto a sinistra, nell'idea di Sicignano c'era anche una potenziale steola. E qui mai un passaggio a vuoto per Sicignano che si porta a casa anche un altro, il primo pallino Dell'incontro. dell'incontro. Non agevole la risposta per Mascia che deve tirare a stecca impennata. Vediamo se gioca a incrociare, ma non c'è angolo di seconda e terza a crescere meglio. È altro capolavoro. Che bravo Renzo, la forza delle tre passate, perfetta anche questa esecuzione per Renzo Mascia. Sono entrambi in spolvero, Gianluca. Sì, difficile iniziare la partita in questo modo. Palla praticamente senza effetto, appena appena accennato sulla sinistra, incandelata al centro della corta opposta. Tutto da scuola. Sì. E qui sta sulla parte d'errore giusta, Sicignano non porta nel quadrante di sinistra la biglia gialla, si mantiene giustamente su quello interno. Qualche Qualche volta si volta può si può sbagliare, si può non sbagliare. fare 10. Io sarò noioso e mi ripeto, ma già in questi giorno e mezzo, diciamo, ho già visto un livello di gioco veramente eccezionale. E sta sulla parte dell'errore anche Mascia, guarda come addomestica la propria biglia. Anche questa esecuzione di scuola, la palla avversaria era vicino a sponda, l'ha diminuita di forza, ha scelto la palla scarsa per le tre lunghe a incrociare. Qualora la palla fosse presa scarsa, avrebbe generato, come avete visto, comunque una difesa diagonale. Costringe alla parabola Sicignano. È che la prende di due. Mi pare ha preso forse il punto Punto per lui. migliore. No, per me è migliore, Sì, se non però è lungo. è lungo Gianluca. La Ti vede, eh? dirò che alla fine lui è entrato proprio al massimo e sarebbe stato meglio per lui entrare leggermente meno. Ah sì, Con questa beh, forza indubbiamente con avrebbe questa lasciato una forza. biglia a vista, ma magari la sua sarebbe andata verso la Molto meno sponda lunga. agevole, Direi certo. che è entrato al massimo di quello poteva fare. Qui l'ha inchiodata. È giusta come esecuzione, nel senso che quando si gioca la palla a incrociare, la parte della ragione è il 2 interno. Partita una steccata non cristallina come le altre. Realizzato solo 2 punti. Sì, un po' timida, Sì, Gianluca. filo timido. Sicignano, seconda e terza a crescere. Mentre timida non è Passaggio alla questa. Maggio. 4 punti fa le ali del castello.
Dunque anche questa una buona conclusione. Scusami, intanto che ho detto questo termine, mi sono arrivate tante richieste nello spiegare che cos'è Il il passaggio passaggio alla alla magia. magia. Allora facciamo tirare Renzo e poi ve lo spiego. Tanto ancora una buona realizzazione di Mashiach che ha deciso di tenere lungo sempre il napoletano, no, Parliamo del salernitano. Salernitano, parliamo del passaggio alla Allora, magia, come vediamo se funziona. ce la facciamo a parole. Quando si gioca un filotto di palla grossa, quindi quella che il mio amico Maggio chiama le ore 5 e le ore 7 per intendersi della palla avversaria, sulla linea di rimpallo delle biglie passa prima la palla avversaria, quindi la sequenza è generalmente lunga, lunga, passa l'avversaria e poi accomoda la nostra. Quando si gioca invece di palla scarsa, quindi oltre le ore 9, sempre, le ore 3 e le ore 9, sempre per usare terminologia del campione italiano dei professionisti, sulla linea di rimpallo passa prima la palla battente, quindi il sincronismo è lunga, lunga, passa la battente sulla mezzeria e poi passa l'altra. Il passaggio alla maggio, che io ho visto da maggio, l'ho battezzato così perché l'ho visto la prima volta da maggio, è un passaggio ibrido, dove le biglie fanno lunga, lunga, passa l'avversaria come la grossa, passa la battente come la scarsa e ripassa l'avversaria. Ecco perché è un passaggio che generalmente si trova quando le diagonali non sono proprio impostate. Spero di aver chiarito, a voce è difficile, ci voleva un video però ho cercato di fare il massimo, via. Anzi, la prima volta ti dirò Nicola che l'avevo chiamato il passaggio alla Salentina, neanche passaggio Il alla passaggio magia, alla poi magia. in onore del grande fisso. Tra l'altro mi ha mandato un messaggio uno dei dirigenti della Sardegna, che è anche presidente di un gruppo Passione Biliardo che c'è Giampi Trullo. su Facebook, Giampi Trudi, lo salutiamo con grande affetto. Sì. Tutta la Sardegna sta seguendo le sorti del suo pupillo, che tra l'altro pochi giorni è tornato dall'Argentina, dove ha partecipato al mondiale, ha fatto le qualificazioni, è arrivato nei 48 finalisti. È stato veramente un bel mondiale, una bellissima esperienza per Renzo. Per Renzo, sì, ma io infatti, guarda, a me piace particolarmente come giocatore. Che tra l'altro non è nuovo a partecipare a delle gare internazionali, ha giocato anche qualche mese fa e vinto una gara internazionale che veniva organizzata in Svizzera. Sì, dai miei amici svizzeri del club Campania, che saluto tra l'altro. Intanto scusami, guarda che Mamma, che bellissima pallona! steccata! Capolavoro assoluto questo di Sicignano. Sottosponda dalla palla scarsa a A passare prima incandelare. con la battente, incandelare da oltre il centro, quattro lunghe quasi, anzi è arrivato. Sì, l'ha fatta quattro lunghe. Eccola lì. Bravissimo. Fantastico Sicignano. Sponda biglia. Guarda che risposta per Renzo. 4 punti. Non ci sta il talento sardo a cedere il passo facilmente al Salernitano. Senti, l'abbiamo fatto ieri, lo facciamo anche oggi, visto che è comunque una pubblicità che viene esposta sul bordo del biliardo, insieme a quella del Caroli Hotel, facciamo i complimenti a Leonardo Straniero della Sud Biliardi perché ha allestito veramente a detta di tutti, Dei e biliardi questa è la fantastici. dimostrazione perché i giocatori da quando abbiamo cominciato lo streaming stanno tutti giocando al massimo Al del loro massimo. potenziale. Dall'altro nelle pause dal live, se avete voglia, andate a vedervi, vi consigliamo una partita, andate a vedervi la partita che hanno giocato ieri due ragazzotti siciliani, Terribili. che sono Angelo Contraffatto e Alessandro Parisi, hanno fatto una partita davvero fantastica. Io mi sono sbilanciato dicendo, Gianluca, che è stata una delle più belle Che partite abbiamo mai che abbiamo mai commentato? Sì, commentato. assolutamente, assolutamente. Siamo davvero divertiti perché hanno espresso un gioco sublime, entrambi. Nelle esecuzioni, nelle scelte, e intanto va avanti lo show sulle palle frontali di Sicignano. Questa di tre lunghe e centro, un'altra esecuzione
Anche scuola. questa è perfetta da scuola, faccela rivedere Mirko. Tre diamanti di differenza, battente che genera dall'angolo, fila di prima, vedete il passaggio anticipato della battente sulla linea di rimpallo e le biglie che poi si riaccompagnano verso il centro delle sponde corte. Tutto molto Tutto molto bello. bravo. E qui prende forse la peggior porzione Mascia. E qui ricordiamo anche il nostro Matteo Gualemi che l'ha battezzato il Il punto punto marcio. marcio. E qui un'altra esecuzione praticamente identica alla precedente. E esiste E anche così, presa un po' più direi grande, fa che si 2-2-8. può fare anche peggio, perché l'ha presa leggermente più grossa, anziché fare filotto di prima, ha fatto Rivediamo 2-2-8 anche questo che è strike. interessante. Guardate, vedete la battente che riattraversa anche in questo caso la linea di rimpallo prima e si accomoda al centro. Giustamente Sicignano sta facendo anche scuola sulle biglie frontali ai nostri Allora, appassionati. tutte quelle che ha giocato le ha fatte proprio da scuola, le ha fatte dal libro di testo. Ultime tre conclusioni, un 10, 8, 12. Che è sempre, se la matematica non mi inganna, è sempre quel famoso media 10. Media 10, esatto. 1-0 Sicignano. Alla fine la colpa, tra virgolette, di Renzo Mascia è aver lasciato il primo filotto sotto sponda tutto biliardo a Sì, Sicignano. E da lì è partita una serie devastante per Luigi. diciamo che se vogliamo ci può essere anche qualche imperfezione in termini di pesantezza di realizzazione di Renzo, no? Che ha fatto 4-2 sul palo vista. È che se giochi con uno che quando le Qui ha sbagliato l'acchito. vede. È un Subito. siciliano molto simile a quella BTP, no, io me la ricordo, dove faceva i birilli anche sui biliardi accanto. Fu devastante quella BTP. E tra l'altro non fu neanche una finale a senso unico, Tutt'altro. gliela dette più che dura a Belluta. Poi vincere una gara 13 incontri consecutivi, Gianluca. A partire tutti insieme dallo stesso punto sarebbe un primo a 1.000 più giocatori. Eh sì. 13 in Guarda un po' Unione, cosa guarda ricava che da questo capolavoro. tiro favoloso Sicignano, appoggiato alla lunga Esteola. Facciamo un triplo replay. Colpo in testa, circa tre quarti di palla avversaria, leggero effetto a destra. Sì, Così si gioca solo in paradiso. davvero. Ma che bravo. Qui, e intanto guarda che Guarda Renzo ingresso che che scava. Qui risposta. anche un po' di sfortuna, Qui eh? È con la l'unico medesima punto, bravura si fa il rosso. si fa il rosso. Poi ha diminuito la forza perché lui proprio credeva in questa entrata, in questo ingresso. E Però sta lui continuando a ricamare sul tavolo Sicignano. Altri 4 punti e un'altra steola. Cosa gli vogliamo dire a semplicemente questo bravo. allievo del maestro Masco? Sì, semplicemente bravo. E qui si riconfigura un disegno già visto ieri, che un Renzo Mascia che tutto sommato è ordinato, non sta facendo gravi errori, deve subire la legge del gioco, una legge brutale se vuoi, ma a Siciliano non gli si può davvero dire una parola in questa partita. Mezza garuffa, battuta orientata a un diamante e mezzo dalla lunga di leggero effetto. Sicignano che chiaramente sarà seguito da tutto il CSB e in particolar modo appunto dal maestro Gerardo Mascolo, Che una è qui, l'ho visto ieri persona. Ah, è sera. già Sì, arrivato. l'ho visto ieri sera. Intanto confeziona questa difesa buca buca, elegantissima Renzo Mascia. Parabola siciliano, questa è impegnativa. Partita un filo corta probabilmente, ma Sì, diciamo ha questo girato tardi perché ha girato lungo, bravissimo, ha girato non tardi. aveva secondo me lo spazio per mettere bene la stecca sotto, quindi è partita una parabola con un leggero colpo in testa perché era impossibile fare meglio. Bravissimo È Renzo. capolavoro adesso di Renzo Mascia.
che gliela fa pagare. Si appoggia al pallino da 4, aumenta la forza e un giro da stretto diventa giusto. Ha fatto veramente un bel disegno. Anche perché l'ha aiutato molto il giro, hai visto come ha affondato il colpo nella palla quando si giocano questi giri, allungando il braccio bene di colpo sotto, la traiettoria del giro, complice anche la forza aumentata, tende ad allargare. E qui il primo errore di Sicignano, che sforza questa misura sul castello. La traiettoria della biglia gialla era leggermente sul largo, fosse stata sul rosso forse sarebbe potuta arrivare, ma ha chiesto troppo alla fine alla misura. E qui Renzo fa un giro stretto, lo diminuisce di forza. Pensavo che lo giocasse a rimanere sulla lunga, sì, dico la verità. Pensavamo la stessa cosa, secondo me è stato anche un filino frettoloso. Ha visto che stava rientrando, ci poteva stare anche qualche cosina di più questo tiro rispetto anche all'errore fatto da Sicignano. E qui realizza il pallino, questo pallino Gianluca non era facile da vedere, o perlomeno l'arbitro era posizionato benissimo, il signor Sandro Stamerra, sì. Però secondo me è stato facilitato di gran lunga anche dal fatto della presenza del puntino sul pallino. Sì, assolutamente. Assolutamente, perché una sicuramente uno dei vantaggi delle spotted ball è quello di vedere il movimento della palla anche quando è veramente impercettibile. Traversino di prima ad andare in angolo con la battente per Mascia. Qui non si piazza precisamente in angolo, era davvero duro. Girone sul nuovo è praticamente impostato. Di colpo sotto, senza effetto. Eccolo qua, battuta nel 35 circa della lunga, 10-10 lo scambio corta lunga opposta e rosso. Sì, si è dovuto leggermente spostare con la sua, però ha fatto 10 sì, punti. Sì, vediamola un attimo al replay questa esecuzione. Non era proprio, era impostato sì, leggermente stretto Gianluca, però ha preferito non dare effetto per precisare meglio l'avversario. Ma anche sì, anche perché l'effetto poi non avrebbe fatto un granché alla palla. Se metti l'effetto, e qui cade in errore sul largo questo traversino per Renzo. Quindi alla fine non ha pagato neanche questo traversino sicignano. Vediamo se ci mette, se gioca a parificare, basta, sì. Sì, tanto effetto anticipando la battuta sulla lunga per agevolare la corsa della battente nell'angolo. E anche questa sì, la conclusione di scuola anche sì. Questa così come si deve, più 20 per Sicignano che è sopra 1-0. È stato veramente perfetto in questi due set. Mascia è leggermente scarsa, entra troppo poco, d'altronde non è facile giudicare no, una battuta una palla su di questo colpo tipo d'occhio. Di tiro, una palla di colpo d'occhio ti deve anche andare tra virgolette bene. Vediamo se la gioca di sventaglina, di colpi in testa. Sì, ha giocato sulla strada della sventaglina, comunque questa è un'evenienza quando si prende leggermente grossa. Perfetta la forza, tre passate. Sì, consiglio che do sempre a tutti i miei allievi con le palle vicino a sponda, a scalare la forza è sicuramente un'arma, no? Anche per quadrare meglio il tiro. Seconda e terza in candelare con la mano sul legno. Per un pelo non la fa, questa se la sarebbe anche meritata. Sì, questa è la piccola nota, tra virgolette, di sfortuna, no? Che sta avendo Renzo, che anche quelli che ha sbagliato, li ha sbagliati di un millimetro. Quindi qua con la stessa bravura fai 10. La posizione in cui partiva era veramente difficile. Scivola un po' via questa garuffa a Sicignano, che però trova complice un'ottima forza, una messa trasversale, cosiddetto occhiale. Di due. Pallino da 4. Forse gli passa davanti, socio, non lo realizza. No, l'ho fatto, e se l'ha anche meritato. Perfetto, sulla strada, sul disegno giusto delle biglie, perfetta la forza soprattutto. Ricordiamo anche chi sono un po' gli organizzatori di questo evento.
Ringraziamo il presidente della Fibis Puglia e sempre comunque il nostro procuratore Giovanni Sperti. Ringraziamo per l'impegno anche il presidente della Fibis Lecce Andrea Toni e tutti i collaboratori che si sono dato fatti Adoperati. veramente in quattro per realizzare una prova che fino adesso davvero non ha un pelo fuori posto, come si Sì, è dice. una prova che ha una sala biliardi d'appoggio, Sì, quella di Luigi Bramato, in quel di esattamente, Taviano, in che è a quel pochi d'Italiano, chilometri da qua. a 6 km da Gallipoli, dove anche lì ho avuto dei feedback che mi dicono che i tavoli sono veramente perfetti. Due punti per Sicignano su questa garuffa. Adesso c'è questo pallino che disturba, non so se nella battuta, ma visivamente di sicuro Renzo sta addirittura sull'interno, forse leggermente corto, vede una porzione di biglia Sicignano. Dieci punti su questo traversino per Sicignano. Allora, lo faccio adesso, ma lo farò anche più in là nelle varie dirette. Un ringraziamento anche perché rispondiamo anche alle tante domande che ci hanno fatto sui social in questo senso. Innanzitutto il ringraziamento lo facciamo a Beth Italy, che per 2 anni è stata la fonte dello streaming. Per cui è nato, diciamo, da 4 anni e 2 anni commentati con noi. Io penso Intanto che scusami, intanto sì, c'è stato. questa conclusione è molto fortunata dove ha fatto pieno cavalli carré Sicignano anche con l'aiuto dell'impatto col pallino, ha realizzato 13 punti, fa suo il secondo set. E dicevo a chi ha scritto che ci sono stati problemi di varia ragione a vario titolo, semplicemente c'è stato un contratto che andava a termine e la Federazione Italiana, in concordo con Beth Italy, ha scelto altro, ha scelto di andare avanti, diciamo, autonomamente. Noi, penso di unirmi anche al tuo pensiero, Certo. dobbiamo solo ringraziare perché in questi 2 anni, diciamo, siamo entrati un po' a far parte, no? della famiglia biliardistica di un po' tutti voi che ci avete gratificato. Qualcuno ha detto le voci del biliardo, noi diciamo grazie come lo diciamo sempre. Comunque, Bet Italy esiste assolutamente ancora, è ancora una ditta con cui noi abbiamo dei rapporti e Billiard School va avanti. E poi, tra l'altro, porta ancora avanti un servizio preziosissimo che è lo streaming delle sale partner. E un servizio, qualora voi lo vogliate ritenere utile, e quindi vi parlo dell'ultima cosa di Billiard School, che andrà assolutamente avanti. L'abbiamo sospesa per esigenze di produzione. Le puntate di Billiard School verranno regolarmente trasmesse sui canali di Bet Italy tra qualche giorno. Quindi. Sì, mi unisco chiaramente ai ringraziamenti a Bet Italy perché senza Bet Italy senza Bet Italy sicuramente noi non Assolutamente qui. saremmo qua adesso, quindi ci ha dato fiducia quando non ci conosceva nessuno da un punto di vista, sì, forse qualcuno ci conosceva come giocatore chiaramente più te che io, però nessuno ci avrebbe dato questa opportunità di commentare tutto il biliardo sportivo italiano e quindi davvero grazie perché è stata una famiglia per noi dove siamo stati davvero bene in quei 2 anni con cui abbiamo collaborato con loro. Finisco dandovi l'altro appuntamento, che è quello che ci sarà a breve su Fox Sport. Ritornano i principi del biliardo, che da quest'anno si chiameranno i principi dei doppi, quindi ad una specialità diversa dall'italiana. Faranno classifica, anche se classifica a parte. Ed al commento ci sarai tu, Gianluca, e Fox ti ha ingaggiato per commentare questo bellissimo evento e
ti dirò che personalmente sono molto contento e sinceramente te lo meritavi, quindi sono davvero contento che tu sia stato scelto per raccontare il biliardo anche su Fox. Io ti ringrazio, ma spero nelle sorprese, che forse ci saranno. Basta, non dico più niente. Sicuramente una sorpresa grande l'avrete, quella di seguire, e anche qua è un evento mai avvenuto prima, il mese prossimo, di seguire quasi tutto il Gran Premio della Goriziana di Saint Vincent in diretta live. Quindi, e io sinceramente di questa cosa sono veramente emozionato perché sarà veramente un'emozione commentare dall'interno del Del palais di palais. Saint Vincent. Tanto ottima conclusione, mentre stavamo un po' divagando su qualche altro aspetto di Mascia, che ha tirato un traversino, non ha tirato tra virgolette una botta casuale, ma ha tirato un quattro passate e ha riportato perfettamente al centro le due biglie. Era di Sicignano, non di Mascia, scusate. E ha riportato al centro delle lunghe entrambe le biglie. Si è guadagnato poi questo sfaccio dove ha realizzato tra virgolette solo 5 punti, ma 5 punti che lo portano avanti di ben 17, oltre al vantaggio che ha già nel computo dei 7. Direi che è un'inezia Gianluca che va Sì, tutta verso la Salerno, Campania. sì. Vediamo questo sfaccio anche qui diminuito di forza per Mascia. Bravissimo. Questo è un capolavoro di Renzo, bravissimo Renzo. Cerca di stare attaccato all'incontro. Sì, ci vuole anche davvero carattere per reagire a una situazione che è abbastanza difficile. E E qui qui forse oggi primo errore. abbiamo visto che è Errore. umano, anche Sicignano, che abbassa un po' la media sulle biglie frontali, perché dal fare sempre media 10 Fatto ce l'ha due. fatto 2. Sì, qui una steccata gli è partita soltanto un filo rigida. L'avversario ha aperto poco e la battente si è rallentata, ma non è un errore di un chilometro comunque. Renzo però non sfrutta questa occasione che era molto limpida. Posso dire la mia, secondo me Renzo, conoscendolo anche come colpitore, sta tenendo le forze basse perché probabilmente non gli parte, sente che non gli sta partendo molto il braccio. Oltre al fatto di voler tenere distante un colpitore come Sicignano, secondo me non gli sta partendo la Qua si sbracciata doveva solita. sforzare di cambiare un po' marcia, perché qui aumentare e lasciare andare la stecca sulla palla, lasciare andare tutto, lo agevolava molto nella marcatura, era importante perché era il primo errore che faceva Sicignano e lo doveva punire. Ha perso una bella occasione, Renzo. Che come ho sentito dire una volta a Michelangelo Agnello, a biliardo si può fare Tic, tic e delle volte si può fare anche toc. sì, esattamente. Bisogna saper fare tic e toc, sicuramente. Quando è il momento, quando si avverte magari che non ci sono particolari pericoli, il fatto di giocare, detto in un altro, con un'altra terminologia, con una palla sola, fa parte della tecnica anche quella, no? Sì, anche il sapersi adattare qualche volta anche a cambiare marcia. Esattamente. Non volersi incaponire sul fatto che se il braccio non parte, se ti incaponisce, parte ancora peggio. Striscio sull'interno della palla, difende Mascia, mezza garuffa, striscio di leggerissimo effetto. E comunque la situazione psicologica per Renzo Mascia sicuramente non è delle migliori, perché alla fine non ha giocato una bruttissima partita, è che ha trovato per adesso un siciliano in grande spolvero. Ti ricordo le tre conclusioni frontali, le ultime tre conclusioni frontali del primo set, bene o male c'era una situazione di stallo, cioè di parità nel primo set, e con queste tre conclusioni ha messo un parziale devastante siciliano e poi ha proseguito anche nel secondo set. E comunque mi sembra ancora, lo si vede anche dalle forze, mi sembra ancora abbastanza ordinato Renzo.
Sì, questa gli è scappata un Un filo filo lunga, lunga ma ci sta sul biliardo sul nuovo. biliardo nuovo e con queste biglie ci sta. Abbiamo notato, l'abbiamo notato un po' tutti, una delle particolarità delle biglie puntinate è sicuramente quella di avere un fine corsa leggermente più abbondante. Ti dirò, come mi ha detto ieri Marcolin, quello che ha notato, Paolo è un attento osservatore, È un grandissimo conoscitore, ha una Paolo. competenza in materia che è incredibile, il fatto che queste biglie, tendano a velocizzarsi un po' di più rispetto alle altre dopo l'impatto con la Con sponda. la sponda, nell'uscita della sponda escono più veloci. Quindi, io gli ho fatto notare questa scorrevolezza maggiore, ma secondo lui questa scorrevolezza maggiore è dovuta alla maggiore spinta che la biglia subisce dopo l'impatto con la sponda. Spero di averla spiegata bene. Perfetto, perfetto, decisamente perfetto. Sì, e mi trova anche d'accordo. Particolarità ce ne sono altre. Vero è che comunque se sono particolarità a vedere il livello di gioco che hanno espresso per adesso i giocatori sono particolarità positive. Sì. È Fatto 100 che il biliardo è perfetto. perfetto. Pelo di palla a girare per Sicignano. Perfetta la conclusione di Mascia prima, che è stato È perfetta la risposta. sull'interno per il pallinatore, e perfetta anche questa difesa per Sicignano, che vuole cercare di chiudere la pratica nel più breve tempo Tempo possibile. possibile. Gioca questo pallino sullo stretto. Secondo me non molto. Non Sul c'è pallino da 4 porzione. no, secondo me no. È troppo alta la bianca. D'accordo. Gli gira dietro, purtroppo, per Renzo. Proprio sbagliato battuta perché la forza tutto sommato, Sì, era oddio, giusta. in quella posizione lì era un filo Sì. abbondante se vogliamo, ma non da giustificare l'ascita di palla, qui c'è stato proprio Gli è una passato valutazione tanto sbagliata della dietro, eh. battuta, sì. Passato lontano. Accetta la biglia sul posto, Sicignano. Si mette largo, la colpisce leggermente all'interno, fa anche 4 probabilmente. Ah no, ha giocato proprio. Rientro, ti dirò che non mi ha fatto impazzire No, questa. perché Non con. No, l'avrei mai detto che. forse l'ho detta veloce. L'idea era, va bene, Sì. mi metto la sponda è distante, anche se la urto leggermente all'interno, mi Invece lui il appoggio al 4 non l'ha 4. Non l'ha giocato, proprio non l'ha guardato. neanche guardato. Questo è un errore Può che essere può. anche un'idea, un pensiero. Io un 4 del genere, dal momento che decido di lasciare la palla lì, lo tiro per forza. Peccato per Renzo però Renzo mi sa che ha spaccato. che non sta facendo niente. C'è un po' di burnout Dopo probabilmente. questi due piccole imprecisioni di Sicignano non ha mai sfruttato appieno le occasioni che gli sono capitate. Adesso sceglie l'acchito, Sicignano non fa, tra virgolette, esperimenti. E allora un motivo me lo do. Probabilmente prima non ha tirato l'acchito perché sente che il braccio non risponde come dovrebbe. E questa ne è la piena dimostrazione. Ci mette sotto la stecca, sbaglia la biglia libera a Sicignano. Ci mette sotto la stecca Renzo, che la prende al contrario, penso, Vediamo il realizza replay. 10 punti. Non penso avesse tirato lo sfalcio No, 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 Gianluca. assolutamente. E in un modo o in un altro fa 10 punti. Vediamo se gli risponde subito Però Sicignano è Sicignano. tornato in media. Questa è partita 13 una addirittura. steccata imperiale per Sicignano. Si porta a meno 4 dalla vittoria dell'incontro. Certo che Mascia se la fa, gli ha fatto, Favoloso mamma mia che Mascia, cosa bella mamma che ha mia che fatto. palla, questa è la palla più bella dell'incontro, Sì, Gianluca. stretta di qualità incredibile a contenere la battente di due passate e mezzo.
Eccezionale questa esecuzione. Questo è il tiro più bello dell'incontro. Fatta in una Certo. situazione davvero disperata, perché Secignano mancano solo 4 punti. Se Renzo pensava a questa palla come un commiato da questo incontro, sicuramente ha lasciato un segno. Ma forse ha un'altra speranza, un'altra opportunità, una scia. Vediamo come la sfrutta. Riesco a percepire. Tira lo sfaccio già dove. Eh sì, adesso ho Diminuito di visto. forza. Eh sì. 4 punti. Qui si deve Presa più affidare. scarsa del voluto, probabilmente. Non attacca la biglia di Sicignano alla sponda corta. Quindi Sicignano 4 a chiudere. Penso che batterà il giro. Giro. Si è messo a 47, un po' di pressione addosso. E sulla stecca di Luigi la messa. Ed eccoli Ed qua, eccoli i qua, i quattro 4 punti punti. che gli mancavano. Ma che Vince dire. Sicignano 3-0, un'ottima prova del Salernitano. È stato anche bravo Renzo Mascia, qualche sbavatura di troppo nell'ultimo set, però davvero un Sicignano davvero fantastico. Guarda Sì. che apertura che ha Si è fatto presentato così, sul con primo questo giro. giro di mezzo colpo a tutto ghigliardo. Adesso scorreranno tutti i replay, qui una bella risposta di Mascia, qui realizza 10 punti, qui siamo sempre al primo set, qui siamo sempre al primo set, guarda, sono curioso qui, guardate che bel giro di scambio, tutto biliardo per Sicignano, e poi arriveranno le tre conclusioni consecutive frontali di Sicignano, dove ha realizzato 10-8-12 in sequenza. Questa è una difesa che avevo puntualizzato Questa di Sicignano. bellissima. Questa bellissima, quasi senza effetto a incandelare dal centro. Senza il quasi. Senza effetto. Qui attendiamo le. Questo è il passaggio alla maggio Il passaggio alla che maggio, poi vi ho spiegato. quindi qui prende le misure del castello perché fa solo le ali, e E qui qui fa un parte lo show capolavoro. di Sicignano con questo sfaccio di 4 lunghe e 10 punti per lui. Qui la risposta di Mascia, che non ha Subito. mollato su questo spondapalla. E poi le due conclusioni di sfaccio. Questa è la prima in cui fa il filotto di prima e ritorna sul filotto in terza passata, realizza 8 E punti. poi di là, la prossima sarà la variante di palla leggermente più grossa, che comunque parte del tiro, vedete, 2, 2 e 8 di rientro, sempre con la stessa geometria delle biglie della Strike. battente, Strike, 3 3 lunghe e lunghe e centro. centro. Noi vi lasciamo in compagnia di altri highlights dei tiri più belli dell'incontro. E anche questo non è niente male, questo giro scorrente a parificare sulla lunga. E vi diamo appuntamento tra qualche minuto, quando il direttore di gara ci affiderà un altro conto che ancora non abbiamo in programma. Io non lo so, io se mi sentite ci sono, e se no ci sentiremo probabilmente nella tarda serata o nella giornata di domani. Ti lascio orfano al commento, non Senti, di so. sicuro posso anticipare che per i nazionali è prevista la partita tra Natalino Scorza e Daniele Montereali. Gran bella partita. Esatto, e insomma abbiamo solo quella in programma, poi altre chiaramente dobbiamo vedere la conformazione del tabellone Del finale. tabellone. Quindi noi vi diamo un Posso appuntamento. lasciarti solo tranquillo? Sì, gioca Perfetto, tranquillo. perfetto. Gioca il più possibile. Noi vi diamo appuntamento tra qualche minuto alla prossima partita live. Nicola Biondi E Gianluca Nascimbene per per Fibis Fibis TV. TV.